Bene ragazzi, stiamo andando a comprare un coltello e delle lamette perché oggi ho avuto un'idea stupida. Anzi, in realtà sono due idee stupide, però quelle dettagli, la seconda ve la dico più tardi. In pratica ho visto un video su YouTube di un coltello fatto di lamette e ho detto, sapete che c'è? Ci voglio giocare, soprattutto con Simone. Assolutamente no. Signori, quanto mi sentite Fabri da 1 a 10? Fabri? 12. Allora, regà, adesso ditemi una cosa. Ditemi che cosa manca. Siamo entrati in casa, abbiamo preso tutto. Abbiamo preso tutto, vorrei specificare. Ah, ditemi se manca qualcosa. No. La spesa l'abbiamo fatto. Regà, ma meno male che siamo in quattro, così nel dubbio se uno si dimentica gli altri glielo dicono, per forza. Vogliamo fare un test della differenza tra come taglia prima e dopo? Allora, io direi, regà, di controllare qualcosa che sta nel frigo. C'è il pollo, no? Il pollo. Allora, possiamo provare a tagliare... Ketchup, l'aceto, la salsa di soia. Guarda lì dietro, mi sa che vedo un pomodoro. No, è una carota. No, è una carota. Tagliamo una carota. Oh, questa carota. Oddio. Questo è chilometro zero, dal produttore al consumatore. Allora ci serve Simone. Io me levo e mi segue. Io me levo e lui mi segue. Devo prendere. Ma come c'è sta pista dei coltelli? Mi fanno paura, Simone, se permetti, c'è muore la gente con i coltelli. Ok, allora, signore e signori, questo qui è come taglia il coltello senza i nostri maneggi. Madonna, madonna, che male alle orecchie. Vedi che si strappa. Secondo voi, regà, riuscirà a tagliare questa carota durissima? No, ma... non ce la farà mai. No, 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 palese, palese ne fa. È da chef, regà, è andato. È da chef. Madonna mia! Madonna mia! Tutti! Oh, sta carota fa schifo, regà. Quante lamette serviranno? Allora... secondo me... almeno due. Uno, due, tre, quattro... famo cinque. Capito, le attacchiamo la lametta con lametta. E poi le attacchiamo sul coltello. E un'altra, ti faccio un'altra idea. E se mettesti? Se mettesti? Se metteresti? Se mettere, come se fossero i giocatori se senza lamette. Se mettessimo anche una lametta così. Se vabbè, ma mettiamo pure le lamette sul manico, così quando la acchiappiamo ci tagliamo le dita, no? Se la metti così, tu il manico ce l'hai comunque stabile. Vedi qua, qui c'è una forma particolare che taglia perfetta. Cioè, così è un conto, ma se tagli così te ne trovo. Quello se tagli le dita, basta. Non cambia niente. Era un'idea. Era una proposta. Accetto la tua proposta e la rifiuto. Timo, come si usa sto coso? Te lo spiego io come funziona. Vabbè. Qui ci sono due... detto sta cosa... madonna... dentro... Hey, Rome, grazie. Quindi secondo la spiegazione di Profumo dovremmo fare in questo modo. Sì, esatto. Regà, ma qua tocca prepararsi la roba. Cioè, sul serio, questo c'ha 5 minuti di tempo. Poi esplode. Non è vero. C'è scritto così. 5 minuti che dopo se no inizia a fare effetto. Porca miseria. Quindi prendiamo questo tocca aprirlo, suppongo. Appena si toccano inizia la reazione. Madonna, ma li devi mischiare. Puzzano. Ah! E credo sia tossico. Buono. Allora, il piano adesso, ragazzi, sarebbe attaccare le lamette una sopra, una sotto, così almeno rimangono più o meno col filo. Però non so come metterle. Mi raccomando, dritte, tipo. Ne manca una o due? Due. Due? Due, sì. Tiè, guarda qua, Romè, è perfetto. Sì, però... Wolverine. Corre. Quindi, come hai spiegato, prendiamo la colla e la mettiamo qua. Perfetto. È così, no? Tiè. È la perfezione, mamma sì, mia. Adesso ci sbatte il coltello solo. Che fai un incollame di dita? Io supporto, supporto. Grazie. Non dico che è tossico sto coso, però. Però ci andiamo vicino. No, non dico che è tossico, ma è tossico. È tossico, è una puzza di. Bruciato, tipo. Ok, dobbiamo mettere. No, l'ho toccato! Fermo, fermo, non te muove! Aspetta. Fermo! Io ve lo dico, questo è il coltello più potente del mondo, Questo qua è un lavoro professionale. Volevo provare a usare il fono? Scaldarlo. Ma io dico, mettiamolo nel microonde come ha consigliato Profumo. Ragazzi, mettete le cose metalliche dentro. No, non lo che dici, col fono funziona effettivamente. C'è scritto che col calore va più veloce? Sì, no, non riscaldare. Si può. Sarebbe stato divertente averlo già fonato. Indossare i guanti, ottimo. Perfetto. Ok, adesso regà, l'unica cosa che ci resta da fare e aspettare. Noi ovviamente non aspetteremo 6 ore perché noi siamo dei Chad e non abbiamo bisogno di aspettare di 6 ore. Il lag. Che dici? Un hamburgerino da 4 euro del Mac? E oggi tocca a Sam Winder. Non c'è stava? Allora fammi vedere che cazzo che ci stava. Io direi hamburgerino da 30 euro di Ciccio Gamer. Non mi pesi il culo.
stava a cercare un pezzo di Wind and Grace per pagare 20 centesimi. Era un panino per girare a Roma, mi sono attaccato a casa. Sì, ma l'ha fatto! L'ha fatto, per Ciccio, forza! Ciccio nostro! Per forza! Ma non lo fai per Ciccio? Ti dico, Ciccio mi sta pure sul cazzo. No! No! Tuo collega! Sì. Pure a me. Dai, regà, la recensione tattica del paninazzo dei Ciccio. Avevamo beccato l'unico giorno senza panini. C'è un panino che ci aspetta. Ieri e l'altro ieri. Sì, ma c'è un panino che ci aspetta qua. 9 nuggets. Quanto? 2,50. Buttacci loro. Ma aspetta, volete fare veramente la recensione del panino dei Ciccio? Io sinceramente sì, regà. Ma ne prendiamo uno? Ne prendiamo 4. Uno ciascuno. C'ha tre tipi, no? Ne prendiamo uno rosa, uno nero e uno giallo. Ne prendiamo uno a testa e Simone si attacca al cazzo. Buono, mi piace. Dai, Esimo. Namo. Forza. Dai, Esimo, che voce sta pure. Sta pure, diciamo, sta pure canonicamente. Vabbè, ma che te pianemolo ogni volta? Ma che cazzo dai? Guardate la maestosità, la potenza, è The Rock, regà. È The Rock. Ah, no, ma è Giocherigno, ma fa culo a The Rock. I'm cook for you. I'm cook for you. I'm cook. Zitti! Sto cercando di capire dove si prende sto panino. È impossibile capirlo. Impossibile comprare un panino, regà. Ma non me lo trova proprio su Deliveroo, regà. Già, regà, qua esperienza di acquisto del burger di Ciccio Gamer tocca ammettere negativa, eh. Ecco là, intanto lui mi sta sfondando la cosa. Il burger di Ciccio Gamer non accetta nuovi ordini. Porco due. No, niente, regà, apre alle 19, quindi non si può fare nulla con Ciccio qua, purtroppo. E niente, mi sa che toccano a me. Tocca fare recensione dei panini del Mac, regà. Che non conosce nessuno. Questo qui, regà, è il mio telefono. Queste sono le foto sul mio telefono. Vorrei soltanto far notare quanto nel mio telefono ci sia solo Simone e Giuseppe ogni tanto, però soprattutto Simone. No, ma stai incazzato? No. Stai guidando come il cazzo. Hai frenato da 50 all'ora a 0 in 3 metri. Ragazzi, porco due. Sta a portare patate. Sta che portando Simone le patate paura. Oggi. No, io l'ho detto, Simone, c'ha fretta. È il panino del Mac. I nugget non si fanno da soli. Sei freddano. Oggi non c'è troppa gente, no? Tio, guarda la quantità di piccioni che stanno qua oggi, assurdo. Impossibile, non far esplodere tutto. Ma non sono io, è il vento. Ma che caro, non ho preso questa. Ecco, è qua. Già, primo voto negativo per il Mac. Che hanno sbagliato l'ordine. Perfetto. Eccoci qua. E per vendicarci, gli andiamo a zozzare tutto quanto. Ma un canale. Come lo chiamereste il canale di cibo? Come si chiama? Profumo di cibo. Buono. Spero medaglie e morso. Meglio o peggio del panino di Ciccio Gamer? Ma che cazzo! Dato che non sei riuscito al finale, te ma era meglio! Possibile, mangia in pace. Ok, signori, sono passate 4 ore circa, quindi io direi che c'era scritto 6 ore, ma per me 4 ore vanno benissimo. Guarda qua! Ma lo sai che esagerano sempre se confezioni. No, ma infatti, le istruzioni sono sbagliate, raga. È perfetto! No, vabbè! No, vabbè! Raga. No, vabbè, ma che cazzo stai a dire? No, c'ho paura. Troppa potenza. No, io perché io non sono stato bravo come te, aspetta. Devi essere un colpo preciso. Devi essere convinto. Cioè, devi andare di convinzione. Cioè, sta solo un cartone dietro, eh. Cioè, infatti è per quello che non ti ha tagliato. Ah, ecco perché c'è il cartone. Pronto? Vai. È rotto. No. Mi sa che dovevamo aspettare 6 ore, eh. No. È morto subito. Mi sa che dovevamo aspettare 6 ore. Dovevamo aspettare 6 ore. Ma dove è rimasta? Dentro la mela? Però guarda come l'ha tagliata, eh. Taglionetto perfetto, preciso. Qua ci serve qualcuno con della barba. Conosci qualcuno con la barba? Simo? Oh? Fate toccare un attimo. Ma questa... Questo folto colore... questa è un'ottima barba. Pelle. Io sai che fare, Simo? Dimmi. Vale, rade e sia barba no, e tutto. No. Col coltello. Ma aspetta, se fanno la rasata del barba durante il bagnetto. Io non ho capito perché devo essere io a farmi il bagno, regà. Ma parliamoci chiaro, regà.
Ebbene ragazzi, l'argomento segreto secondario del video è che dobbiamo fare una vasca di... come cavolo si chiama? Non mi ricordo. Deprivazione sensoriale. No, per Simone, no. A sto punto gli facciamo anche la barba. Scusate. Tocca fargli tutto quanto, no, 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 tutto tocca a parte. No, scusate, perché devo farmi io il bagno in quella vasca? No, è la vasca di deprivazione sensoriale. Voglio soltanto provare se è un po' la taglia. Fermo. Sotto. Guarda. Lo vuoi fare sul collo e non sulla guancia? Guarda, no, preferisco la spalla. Simone che c'ha i peli pure sulla spalla. Porco Dio, non c'ho. Guarda, la spalla la copro. Se mi tagli la gola è un po' più difficile. Vorrei innanzitutto specificare che sono un professionista allenato, ok, per sì. YouTube. Quindi mi raccomando, non riprovatelo a casa. Tiè, guarda qua. Oh, taglia la grande. La perfezione, sembra quasi che sono delle lamette, raga. Porco due. Ma io non ho capito perché devo farlo io. Ah, innanzitutto la stanza di deprivazione sessuale la voglio provare uguale. Sì, anche la deprivazione sessuale. Sì, la faccio tutti i giorni. Allora, raga, qua tocca decidere chi è che si fa il bagnetto oggi, ok? Io voglio solo provare la cosa. Dai, giochiamo a sesso carta forbice. No, potete anche farlo. Sesso carta forbice. Io scelgo sesso, Simo. E io pure. Niente stanza di deprivazione sessuale oggi, mi sa. Vogliamo fare il gioco dei bastoni? Sì. Scegli il bastone più piccolo. Aspetta, se qui tocca una fortuna. Qui c'è sta un stanzino speciale per l'occasione. No, vabbè. Vai. Ok, allora signori, scegliete il vostro stuzzicadente preferito. Qual è? La persona con lo stuzzicadente più corto o più lungo si fa il bagno? Più lungo. Ok, la persona con lo stuzzicadente più lungo. Prego signori, quale scegliete? Oh, Emre! Zeb consiglia questo. Hai vinto. Ho vinto! Nel senso che ti fai il bagno, Romè. Raga, comunque qua Profumo non lo sa, ma gli stiamo preparando un'esperienza proprio divina. Dopo questa, raga, non tornerà mai più alla vita normale, ve lo dico. Comunque, in pratica per una vasca di deprivazione sensoriale serve un sacco di sale. Tecnicamente dovrebbe fare lo stesso effetto del Mar Morto, ovvero quando entrate nell'acqua che dovreste fluttuare. Ho comprato 40 kg di sale. Sarebbe sale Epson della Epson. Vabbè. Ci stampa Profumo. Che dovrebbe essere questo sale curativo magico che viene utilizzato nelle vasche di deprivazione sensoriale. E poi ho preso anche altro sale perché ci serve più sale e più cose del genere. Vediamo, io non lo manco so che cosa c'è, magari ci stanno i sassi qua dentro. Io in realtà manco lo vedo. Madonna quanto pesa! Questo è il sale Epsom. Eccolo qua. Come ti permetti? Questo è No, è il coltello più forte del mondo questo, ecco. Sto scherzando, taglia tutto. Questa è una lametta bonus per rilassarsi meglio, ok ragazzi? Poi io ve lo dico, raga, Profumo fluttua che è una meraviglia, cioè è inevitabile. Dopo questa qua è un'esperienza che è insuperabile. Secondo te si riesce a sciogliere tutto quanto? Io penso di no. Toccherà tipo prendere un mestolo di quello di legno e iniziare a girare, non lo so. Oddio, che figata la sensazione! Tocca Giuseppe, toccalo, è bellissimo! Che figata! È tipo una sabbia strana. No, aspetta, attento alla lametta. Questa potrebbe essere un pranchino epico. E vediamo. Cioè, è una sensazione bellissima, regà. Mamma mia! Senti. Sto coltello, devo ammettere che è davvero utile. È un utilizzo per davvero. Utilizzo singolo. Eccoci. Questa sono io la mattina, porco tuo arcesso, raga. Io dopo il kebab. Questo non è che sale dolcificante, questo è sale per addolcitori. Vabbè, ok. Non mi rompere palle, sempre sale. L'importante è che fluttuiamo qua dentro. Ecco, diciamo che adesso la sensazione non è così deliziosa quanto prima, eh. Mi serve il mestolo. Ci fa una pasta. Ci mettiamo tipo un easter egg di pasta dentro. Oddio. Che dici? Secondo te lo trovano? Se per me tipo entra manco lo nota. Poi se fanno gli spaghetti. Ecco qua. Li mettiamo in fondo. Ma poi rimangono i sassoloni giganti. Altri che... Ma guarda che non fa. Non è così male la sensazione,
Ora si stanno fregando. Piano piano. Adesso, regà, dovete capire che comunque qua tocca rendere la cosa anche abbastanza romantica per il nostro ospite. Perché sì, ok, stanza di deprivazione sensuale. Tocca fare un pochetto di mood dentro a questa vasca, no? Non avevano le rose, quindi abbiamo preso pezzi di... Manco so cosa sia, però va bene così. Che altro manca? Tocca... Regà, le candeline. Non accendiamo le candeline. Certo che le accendiamo. Tocca aggiungere un pochetto di atmosfera, no? Cioè, l'atmosfera è la cosa più importante in una stanza di deprivazione sensoriale, regà. Evitiamo di dar fuoco alla tenda, magari, se è possibile. Poi, però, se non è possibile, va bene lo stesso. Ok, perfetto. Seconda candelina tattica, la mettiamo qua. Non vorrei fare un muro di fuoco per la... per la vasca, cioè ti metti tutte le candele qui, fai un muro di fuoco. È così, è più divertente, capito? Così okay. Se ti dimentichi dell'esistenza delle candele, esplodi ed è più bello. Raga, vediamo l'atmosfera che abbiamo creato. Guarda qua. Mamma mia. Raga. Aspetta. Ah, poi tra l'altro, per rendere le cose proprio migliori possibili, guardate qua. Questo è perché abbiamo deciso che non c'è abbastanza tema natalizio in questa vasca, quindi le renne, la luna, le stelle, che non so dove sono, penso siano quelle le stelle, raga, però non ho ben capito, non si capisce, sinceramente non si capisce, però c'è l'atmosfera è qui, quindi tu puoi solo che rilassarti. Ovviamente però, ragazzi, non possiamo lasciare l'olfatto a se stesso, quindi guardate qua che cosa ho preso. Ocean Paradise. Cioè questo diventa un paradiso di Natale. Qua li mettiamo un pochetto di paradiso. Tutte quante, non ce ne frega niente. Che deve essere profumata sta zona, raga. Poi, come può mancare il nostro punto più importante, ovvero per togliere la vista. Quindi cos'altro se non la benda Princess at Work. Perché se uno deve lavorare, deve lavorare. Quindi è questo. Tranquillo. Deve essere una sensazione, deve essere una deprivazione sensoriale completa. Oddio. Tranquillo. Oddio. Eccoci qua. Attento che c'è il fuoco, eh. Fermo che c'è il fuoco. Allora, innanzitutto ti diamo uno sneak peek di com'è la situazione qua, ok? Poi apri un attimo gli occhi, questa è la tua situazione. Wow, è bello! Però, essendo di deprivazione sensoriale, non puoi neanche vedere. Dammi la zampa. Attento, che c'è stanno esatto. Ah! Attento all'altro. È una trappola, c'è il fuoco. Aspetta. Vai, appoggia. Attento al culo. Ok, vai. Oddio. Attento al fuoco, Romè. Dal fuoco sta sull'angolino, qua sull'angolino del fuoco. Non riesco a capire! Questa è la stanza di terrorismo sensoriale, di essere terrorizzato sensorialmente. Ok, Romè. Non sta fluttuando per nulla. Già, la prima cosa secondo i piani. Però, allora, questa è un'esperienza che ti devi vivere, ok? Tu dimmi adesso una cosa. Ti senti deprivato sensorialmente? Mi vibra tutto. Che senso ti vibra tutto? Sento... No, sento... Prude, tipo. È un prudore? È una... Un prudore? No, è una sensazione piacevole. È tipo frizzante. Secondo te c'è qualcosa che potrebbe farti rilassare di più in questo momento? Cosa potrebbe farti perdere ancora di più i sensi? Stirare le gambe. Questa cosa è impossibile. Scegli un'altra opzione che non sia stirare le gambe. Quindi... Aspetta. Che stai facendo? Mi hai detto dalla foglia del culo. Sai che io penso che ci potrebbe essere una cosa che potrebbe migliorarci questa esperienza. Frizzica, regà, ma no. Lo so. Sai che cosa potrebbe migliorarci l'esperienza? Cosa? Il canto di un uomo virile. Wow. Con la barba. Simone. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Simone. Vieni qua. Senti, chiudi la porta. Dimmi. Che succede? Ne fai un canto di quelli mongoli, quelli... Oh, tipo... Serve. Ma che cazzo?
cazzo? Canta. Alcolico gargarismi, capito? Tipo gargarismi. Non lo so, non ho mai provato uno. Posso vedere uno che riesco a fare? Ma penso sarà una cosa orribile. Sei pronto, Romain? Romain? Sto addormentato. Lui, si sta deprimando senza niente. Si sta deprimando, non esiste tu più. Tu vai. Tu continua. Inizia, Simone, inizia. Canta. E come cazzo? Canta, tu te lo devi sentire da dentro. Ma poi rimetti la musica, almeno si, vada. Si sta svegliando, devi cantare. Oh, devi fare un canto gutturale. Un canto gutturale. Sono a merda a cantare. Continua. Sino di fare un po'. Più provo. Ok, ci riprovo. Se vai come. Vai, sì. Lo so. Continua, Simo, continua, sei bravissimo. Te prego, ragazzi. Simo, sei bravissimo. L'acqua è molto bassa, però mi tiene a galla. E in basso c'è il letto di sassi e sabbia che mi ogni tanto mi entrano nel culo, mi dà un po' fastidio, però quando non succede questa cosa è molto bello. E ogni tanto trovo qualche pignetta, qualche cosa che mi verrebbe di mangiarla, però poi penso che non è edibile. Però è stupendo. Ci credi che mi fai venire voglia anche a me? Ti assicuro. Solo che ti sei sgrullato così tanto l'uccello che ormai non so se... La smetti? No. Hai fame? De dolce. Sicuro de dolce? Sì. Non c'è voglia di carboidrati? Aspetta, carboidrati... C'è lo zucchero nei carboidrati. Sì, è proprio quel tipo di carboidrati dei quali sto parlando. Allora sì. Allora ti consiglio di controllare in mezzo alla vasca. Potrebbe esserci uno snack per te. Giù, sta più giù. No, e sta in mezzo ai sassolini. In mezzo ai sassolini. Chi cerca troppo? Ti prego, te levi la palla al pacco qua. Che palle. Non è fattibile. Impossibile non toccarsi il pacco, regà. È fino e lungo. Oh, i carboidrati trovati. Questo? Oh, sì. Stanno a cose, guarda. Ma che è? Assaggio. Non te lo mettere nel naso. È pazzo. Bellissimo, lo devi provare. Qua? Sofana. Una cosa, Paola, sto in una stanza di deprivazione sensoriale. Sto in una stanza di deprivazione sensoriale. E allora? Ma mi ha chiamato tu, ma che vuoi? Ok, ciao. Ciao. Niente, raga, mi hanno costretto pure a me a farlo. Simo, tienilo che sta a cascare. Non gli serve. Non gli serve, Simone. Raga, c'ho le mani piene d'elettronica, se le cade cadrà. Come ti senti? Ma manca entrato ancora, aspetta. Aspetta che c'ho un sasso nel culo! Vabbè, vedi la carta che sale! Parte dell'esperienza. Eccomi qua. Giù. Ci sta. Mi fido. Bello sto petto. Vai giù. Eccoci. Così, vedi, bravo. Uh-huh. Metti la musica. Io voglio sentire il canto di Profumo. Basta. Non mi serve la musica, okay. Mi serve il canto di Profumo. Allora, a cappella. Però effettivamente senti il cazzo dell'orologio. La sciacquala. Dategli una sciacquata, raga. Non così! Porco due! Basta questa roba! Raga, io non mi sono preso l'Apple Care per quell'orologio, ma porco due! Fammene una che piacerebbe a Simone.
Parli di sale. Aiuto. Oddio. Yo. Che cazzo, sto parlando! No, 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 vai, continua. Ero io che stavo. Ho starnutito. Che schifo! Ma che cosa hai usato? Il pene. No! L'ultima cosa. Staci, devi resistere, eh? Devi resistere, stringi i denti, stringi i denti, questo fa male. Non ti muove? Ma mi stai mettendo la cera? Ma come cazzo si chiama? Porco numero! Te l'avevo detto! Perfetto, adesso sei potentissimo. Come è andata questa esperienza di deprivazione sensoriale? Ti giuro, mi sento deprivato di tutto, anche della mia dignità.